Buonasera amici, scusate per gli errori di sottofondo, però ci siamo presi questi tre punti in una partita in cui era fondamentale vincere, lo abbiamo fatto, non diciamo in scioltezza, perché siamo riusciti a sbloccare subito la partita tramite un'azione ben costruita, finalizzata da Messias. Poi abbiamo giocato bene, Tonali e Leao secondo me nel primo tempo su tutti. Legno per la Sampdoria, andiamo all'intervallo sopra, inizia il secondo tempo, espulsione di Leao. Ci potremmo ragionare in merito perché non quantomeno particolare come espulsione, comunque Leao espulso e mancherà con il Napoli, grande problema. E lì inizia la sofferenza, segna subito la Sampdoria con un colpo di testa e andiamo in pareggio. Partita sofferta con un uomo in meno, Violi è bravo forse a organizzare il centrocampo sostituendo, cambiando un po' le pedine, più che altro cambiando il posizionamento di alcuni giocatori, fino a che arriva un fallo da rigore per colpo di mano, trasforma Giroud, autore di una partita di grande sacrificio, unica punta, si è fatto veramente un mazzo tutta la partita per tenere i palloni, è encomiabile, però senza parlare dei singoli ci portiamo a casa una vittoria importante, tre punti per noi in una giornata che ha visto vincere con molta fortuna sia Napoli che Inter. Bene così per ora, forse per gli esteti del calcio storgeranno un po' il naso per questa nostra partita, ma poco importa, stasera era importantissimo vincere e lo abbiamo fatto. Amici, domani poi parleremo più nel dettaglio, un abbraccio a tutti, buonanotte campioni d'Italia, andiamo a letto con tre punti, ciao a tutti, ciao a tutti.